State of Mind di Raoul Midon. Fermiamo il metronomo e spieghiamo questa tecnica che si chiama Slap Attack, che appunto ci ha insegnato Raoul Midon. Allora, lasciando stare un attimino la canzone nello specifico, spieghiamo solo cosa ci porta in termini di vantaggi applicare una tecnica del genere. Il suono che ne deriva da questa esecuzione è l'accostamento fra un basso, gli accordi, la cassa e il rullante. Quindi è molto interessante, in effetti Raoul Midon da solo ci impronta tutto il repertorio. Quindi, anzi, vi invito ad ascoltarlo perché è veramente fenomenale. Allora, traduciamolo in pratico molto, molto base, molto terra a terra. Primo colpo che diamo è in direzione dell'attacco del manico, poco più sotto, adesso in questo caso io ho il magnetico, ok? Però in questa posizione qua ho un suono, una risposta migliore delle corde che non in questa zona. Farlo qua diventerebbe sconveniente perché, a parte che suono molto più forte sulla cassa, però poi risulterebbe sbilanciato sugli alti, quindi facciamolo in questa zona qua. La posizione della mano non è classica acustica, un po' diciamo folk come abbiamo noi di solito in basso, ma è più in avanti, tipo posizione più classica, più su, e non è il dito indice che percuote, ma è tutta la mano che si sposta per fare meno fatica, perché se fate solo l'indice così per 3 minuti, 4 minuti una canzone è pesante, quindi vi consiglio di fare il movimento della mano dove però colpisce solo l'indice. Sentite, prepariamo un accordo di base che ci permetta di lavorare bene. Io in questo caso uso un Mi comunque. Ok? Allora, primo colpo. E fermo. Vi allenate a fare questo movimento di percussione in modo che prendete tutte le corde, anche se poi in realtà sapete che potete fare delle applicazioni dove non prendete tutte le corde, ma prendete soltanto quello che vi interessa. Per esempio, It's Probably Me, io faccio questo, quindi in questo caso ruoto leggermente perché volutamente voglio che l'indice prenda solo questo. Quindi, ok? Però in realtà, in questo caso, torna la mano dritta, possiamo farla anche così. L'importante è dove andiamo a percuotere con l'indice. Indice verso il basso, uguale, cassa, più basso, più accordo. Questo è, diciamo, il principio. Secondo movimento, invece, è una specie di schiaffo verso il basso, una slecca con le dita verso il basso. Più che spingere forte con le dita, che anche lì è faticoso, appoggiate la mano in modo che, come se faceste un appoggio così, a caduta, ok? Colpo, caduta. Allenatevi solo a fare questi due movimenti stoppando le corde. Cassa, rullante, cassa, rullante, cassa, rullante. Ecco, adesso io istintivamente ho messo già il secondo movimento che può essere utile per questa sensazione ritmica che si può sviluppare. Come? Quando faccio cassa e poi sono in giù con le dita per il rullante, posso tornare in su per fare questo suono, ok? Quindi, come se fosse una batteria che fa ta ta tum tu ta tum ta ta tum. Quel ta ta è doppio con, in effetti su State of Mind diventa giù, diventano 5 oppure 4. Patta patta. Tum tap tum tap tam tum tap tum tap pam. Questi suoni qua appunto sono, dovete immaginare sempre una batteria quando fate questo lavoro sulla destra. La sinistra come collabora in tal senso? Allora, scegliete la base di accordi. Io per esempio in Message in a Bottle, che viene anche meglio capotastata, vi faccio sentire Message in a Bottle, lo faccio così, dove ho sempre a posizioni mini, però piano. Secondo accordo, che è qui.
mi aiuta anche un po' a stoppare meglio con l'indice, ma mi viene automatico. Cioè. Ecco, le applicazioni sono tante, quindi in realtà, però semplicemente se non facessi questo lavoro, sentite cosa succede. Qui c'è solo l'appoggio del rullante, no? Se sentite con Raoul Midon cosa succede, con la slap attack. Ok? Quindi allenate prima la destra, in modo che sia comunque fluida sul movimento ritmico. Mettete magari il metronomo. Non forzate, deve essere molto morbida, se no si stanca la mano e non riuscite ad andare avanti fino a tutta la canzone. Quindi ok, poi tutte le applicazioni a vostra fantasia, perché poi ci sono gli Amerone pull off, per esempio, come nel caso di State of Mind, dove diventa, quindi praticamente unisce al colpo a seguire un Amerone del resto dell'accordo, ok? In questo caso siamo in mi minore, ok? Quindi fatto male adesso. Che fa ta 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 ta, lento è più complicato. E quindi questo movimento della mano in questo senso, morbido sulle dita, ci aiuta a fare questi suoni. Ok? Però quello che cercavo di dire è che l'Amerone che segue può essere utilizzato. Anche lì vi conviene fare. Spero di essere stato utile. Alle prossime. Ciao.